Lei è Calore Sergio? Sì. E alle imputazioni che le sono state contestate con la notifica dell'estratto dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Lei può, se vuole, non rispondere alle nostre domande. Intendo rispondere. Intende rispondere. Che cosa da dire alla Corte rispetto al comportamento che ha assunto in istruttore? Ci sono delle affermazioni nuove? Le modifiche. Ma, io sui fatti per cui si svolge il processo ho reso una serie di dichiarazioni a partire dal mese di gennaio del 1984. E non so se il mio legale si è ricordato di far acquisire queste dichiarazioni. No, non ce l'abbiamo. Perché dove le ha rese queste dichiarazioni? Davanti al pubblico ministero di Roma e di Firenze. Mi hanno interrogato congiuntamente a partire dal gennaio 84. Quale pubblico ministero? E il pubblico ministero di Roma all'epoca è il dottor Macchia e di Firenze è il dottor Vigna. Bene, che cosa da dire alla Corte? Lasciamo stare quello che ha dichiarato in istruttoria, eccetera. Qua siamo in pubblico dibattimento, vediamo che cosa da precisare alla Corte. Sì. A partire dal mese di gennaio del 1984 ho iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria e quindi ho reso piena confessione delle cose da me compiute e ho anche fatto dichiarazioni che riguardano gli altri imputati di questo processo. Su questo. Piena dichiarazione. Vuole che le contestiamo i reati uno per uno così sappiamo come. Rispetto ai reati contestati mi dichiaro responsabile dei reati. Se poi magari nei modi che verranno precisati gradualmente, anche perché sono piuttosto ampi come tipo di cosa. Allora, la prima imputazione che è stata contestata, Calore, è quella prevista dai numero 9 dei capi di imputazione. Si tratta essersi tra loro associati al fine di commettere più delitti di illegale acquisizione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ultimo comma dell'articolo 75 della legge del 75 per essere stata l'associazione armata e con l'ulteriore aggravante per il concuteri di avere promosso, costituito, organizzato e diretto all'associazione in questione. Seconda imputazione, l'articolo 10 e il numero 10, voglio dire, per avere in concorso con gli altri illecitamente detenuto per uso personale non terapeutico di terzi e ceduto a terzi chilogrammi uno di hashish, sostanza stupefacente prevista dalla tabella allegata alla legge sugli stupefacenti. Questi in realtà questo non sono. È il famoso episodio. Sì, sì, ricordo, un episodio che si colloca nel mese di ottobre, a partire dal mese di novembre del 1976. E riguarda l'acquisto di circa un chilogrammo di hashish compiuto direttamente l'acquisto da Paolo Bianchi e questo qui inizialmente si era pensato insomma di utilizzare i proventi di questo insomma della vendita che si sarebbe dovuta fare per a fini di autofinanziamento dato che i fondi che in quel momento erano a disposizione del gruppo, ossia in quel momento lì parlo di Ordine Nuovo, erano quelli rimasti dalla compiuta rapina ai danni del Ministero del Lavoro del luglio 1976. E dato che questi fondi erano praticamente esauriti, sostanzialmente esauriti, si era pensato di acquistare questo qui per venderlo. Quanti soldi vi erano rimasti da questa rapina? Ma nel mese di novembre, dopo che noi abbiamo perso i contatti con Concutelli, dato che Concutelli, dopo i primi arresti che c'erano stati per l'omicidio Occorsio, si era posto in una condizione di non essere raggiungibile. Insomma, i contatti con lui noi li stabilimmo soltanto il 21 dicembre del 1976. Comunque in quel momento i soldi a disposizione del gruppo erano soltanto quelli che avevo io in dotazione, ossia poco meno di 5 milioni. Poco meno di 5 milioni, che erano residui della rapina al sì. Ministero.
Vi siete messi d'accordo per comprare allora degli stupefacenti, sì, per venderli? Fu comprato, sì, fu comprato questo. Oh, chi eravate? E l'accordo è stato preso con Saverio Sparapani, Aldo Tisei e Paolo Bianchi, me stesso e Mario Rossi. Allora, Rossi, Tisei, Sparapane, Bianchi e Calori. Sì. Avete deciso di finanziarvi acquistando e vendendo, sì, sostanze. No, di fatto la vendita però non è mai avvenuta. Ecco, avete problema deciso questo. E avevate disponibile 5 milioni. Oltre questo gruppo costituito da voi, questa decisione di investire questi soldi nell'acquisto di stupefacenti fu presa da altri? No. Fu presa da Concutelli? Però. No, Concutelli, come ho detto prima, non avevamo contatti in quel momento. Ossia, dopo gli arresti che sono avvenuti intorno al 20 di ottobre, i primi arresti che ci furono per il concorso nell'omicidio Corzio, e sono persone poi che sono state processate nel primo processo che si è tenuto per questo reato, noi non avevamo contatti con Concutelli e li ristabilimmo soltanto nel mese di dicembre. Del 76? Del 76. Nel mese di dicembre avete deciso, su proposta di chi, lo ricorda? L'acquisto? L'acquisto su proposta di Paolo Bianchi. Di Paolo Bianchi. Paolo Bianchi che cosa vi disse? Disse che lui conosceva persone che erano in grado di fornirci questo hashish a un prezzo che credo fosse intorno alle 400 lire a grammo. Adesso potrei anche sbagliare, insomma, potrei, 400 o 500 lire a grammo. E come avresti dovuto smerciarlo poi questo hashish? A pezzature di un 200. Attraverso quali canali? Saverio Sparapani diceva che uno dei possibili acquirenti o un canale per gli acquirenti era un suo cugino che risiedeva a Sacrofano. Era uno smerciatore di droghe. Era uno che stava nel giro di consumatori e di, insomma, conosceva persone che potevano acquistarlo. E allora? Allora fu acquistato questo hashish, lo acquistò direttamente Bianchi. C'eravate presenti? No, io non ero presente. Lo acquistò quell'hashish comprato a Monteporcio, questo? No. Ossia, dove è stato acquistato l'hashish non glielo so dire, questo qui non glielo so proprio dire. E le so dire che è stato acquistato, erano delle pezzature da 250 grammi di hashish, erano in fascia, ciascuna era fasciata con della tela, era del tipo libanese giallo. E questo hashish successivamente si fece. Fu acquistato per quanto denaro? Per circa 1.100.000, 1.200.000. E questi soldi riuscì lei? Sì, sì. Li diede a Bianchi? Li diede a Bianchi, sì. L'hashish lo rilevò Bianchi? Lo rilevarono Bianchi sicuramente, non ricordo se fu accompagnato da Tisei in questa occasione. Comunque Bianchi lo. E poi il discorso di quest'hashish è andato avanti in questo modo, ossia noi, ossia sempre, ossia direttamente nella trattativa dei vari movimenti che ha fatto quest'hashish non sono entrato direttamente, quindi la cosa. Bianchi insieme con Bianchi di Sessa Vero Sparapani si sono poi incontrati con questo cugino dello Sparapani, questo qui quando l'ha assaggiato ha detto che non valeva niente, che era stato già, insomma, era già utilizzato, già stato sfruttato per l'estrazione dell'olio e quindi non era corrispondente alla qualità che doveva essere. Di conseguenza in effetti non fu mai venduto questa hashish. Fu un poco fu utilizzato da noi stessi fumandolo qualche volta. Eravate tutti drogati? Questo qui anche dopo, non è, insomma, sì, ossia da questo punto di vista sì, certo. E poi altre volte abbiamo fumato insieme anche con Concutelli dopo. Morto per droga, ti sei. Sì. Non per hashish sicuramente. Ma mica so. Ecco. E poi anche qualche volta abbiamo fumato insieme con Concutelli e Vede Foraggi, qualche cosa che c'era in giro. Io avevo fatto una domanda precisa. Avete acquistato quest'hashish per finanziare la vostra attività e Concutelli di questo acquisto non sapeva nulla? Assolutamente, non era in contatto con noi in quel momento, non c'era il contatto. Concutelli sapeva poi, quando avete contattato questo parente di Sparapani, sapeva Concutelli che avevate contattato questa persona per vendere l'hashish?
In quel momento credo che ancora non ristabilivamo, ossia ritengo di no, ossia in quanto ritengo, ossia in questo momento sono passati 12 anni, ho difficoltà di collocare come giorni precisi la cosa. Comunque da come ricordo io il ritorno di Concutelli è stato successivo al contatto avuto con il cugino dello Sparapani. Un altro punto. Avete stabilito i contatti con questa persona che vi ha rifornito di hashish. Avete detto che quest'hashish era risultato sfruttato. Poi. Sì. Non è che voi foste degli angioletti. Uno sgarro di questo tipo, fregare un milione a gente come voi, qualcuno un prezzo lo deve pur pagare oppure uno vi può rifilare qualunque cosa. Ce lo siamo tenuto, guardi. E non avete detto niente a questa persona, ci sarà un motivo se non avete ossia, detto. Io non avevo contatti, il problema è che io non avevo contatti con questa persona direttamente. Ma ce l'aveva di sé, ce l'aveva Bianchi. Sì. Non avete detto niente a questa persona. Fatti? Sono fatti? Ve lo siete fumato voi? Sì, praticamente è stato fumato questo. È stato fumato da noi. Questa persona vi ha promesso che vi forniva delle armi. Ossia, noi abbiamo avuto contatti con un'altra, ossia, che sappia io che è un'altra persona, si tratta di Vinicio Avegnano per l'acquisto di armi. Cioè, però non mi risulta che l'hashish sia stato conquistato da lui. Avegnano non va venduto hashish. Ossia, che sappia io, no. Io con Avegnano ho avuto degli incontri per l'acquisto di armi. L'ho avuto questi incontri? Questi incontri con Avegnano li ho avuti nel mese di dicembre del 1976. E successivamente li ho avuti anche. Si è incontrato con Avegnano dove, come, se era armato, non era armato, con chi c'era? Allora, io sono andato all'incontro con Avegnano in compagnia di Aldo Tisei, Paolo Bianchi e Saverio Sparapani. Ci siamo incontrati in un albergo di Monteporzio Catona. Che era quello di Avegnano. Che lui diceva che era un albergo nelle sue disponibilità. Non so se fosse di Avegnano, insomma, comunque era un albergo. Ossia, l'albergo era chiuso e lui aveva le chiavi di questo posto dove noi ci siamo incontrati. E io mi sono incontrato con lui per l'acquisto di armi. Ma chi gliel'aveva suggerito il nome di questo signore? Bianchi. Bianchi mi è stato presentato da Paolo Bianchi. Gli aveva detto Bianchi di questo? Che era una persona che trafficava in armi. Che trafficava in armi, che è una persona che lui diceva essere affidabile da questo punto di vista. E allora vi siete incontrati con questo? Sì, e abbiamo visto qual era la merce che lui diceva essere disponibile. E che era questa merce? Si trattava di armi di tutti i tipi, andavano dal munizionamento ad armi di tipo pesante, ossia anche lanciarazzi, anche mitragliatrici, fucili mitragliatori, pistole, mitragliatrici, pistole. Ma ce l'aveva? L'aveva i depliant. Lui l'aveva i depliant delle armi, non è che aveva... E il fatto sta che l'acquisto delle armi doveva avvenire attraverso un ordinativo che doveva essere come approssimativamente un centinaio di milioni. Questo quantitativo di armi si sarebbe dovuto pagare un 50% al momento dell'imbarco della merce a Southampton e l'altro 50% a merce già imbarcata e in viaggio per l'Italia. C'era anche una tariffa che riguardava i prezzi che andavano aumentati di una certa percentuale a secondo se la consegna fosse avvenuta al di fuori delle acque territoriali o sul territorio nazionale. E allora? Ecco. Conseguentemente l'acquisto poi non si fece per due motivi. Primo, perché noi non avevamo disponibilità in quel momento di un centinaio di milioni. Comunque i contatti con questo Avegnano andarono avanti, ossia i contatti sono andati avanti fino intorno alla prima decade del mese di gennaio del 77 e gli acquisti non si fecero perché per questo motivo, primo non avevamo disponibilità di soldi, secondo punto anche se fossimo riusciti a reperirli tutto questo commercio non avrebbe per noi avuto nessun tipo di garanzia. Dato che il pagamento della merce sarebbe avvenuto nel momento in cui noi non eravamo minimamente in grado di assicurarci del recapito della stessa presso di noi. Avete chiesto specificamente delle
degli esplosivi e dei congegni che potessero comandare a distanza l'esplosione? Allora, gli esploditori, credo che si chiese anche il prezzo di alcuni esploditori, ma credo che se ricordo con esattezza il prezzo degli esploditori era molto alto, quindi nell'elenco ne fu messo uno, un esploditore. Poi c'era un centinaio di granate di fabbricazione tedesca, HDGR 63, credo che sia la sigla esatta. Poi c'erano delle pistole mitragliatrici Uzi, delle pistole a tamburo della Smith & Wesson calibro 357 Magnum, alcuni lanciarazzi del tipo, alcuni di tipo Arbrus, altri di tipo Arpak, e alcuni M16, alcuni fucili automatici M16. Qualcuno di voi si presentò a questo signore, dice lui, come facente parte di Avanguardia Nazionale. Specificò che si trattava di Avanguardia Nazionale. Scusi, qualcuno di noi? Qualcuno di voi. No, qualcuno di noi è impossibile che in quel momento si presentasse come appartenente all'Avanguardia Nazionale. Dice Avignano. Quando siete andati in questo posto, in questo albergo che poi è in territorio di Frascati, non di Monteporzio Catone, a Villa Sciarra, voi ci siete andati armati, quanti eravate? Lui dice 5 persone. Eravamo Bianchi, T6, io e Saverio Sparapani, eravamo 4. Con Cutelli, in questo acquisto di armi, che c'entrava? Con Cutelli è stato relazionato personalmente da me nel momento in cui siamo tornati in contatto con lui. Relazionato perché? Perché era il capo del nostro gruppo. Ossia, nel momento in cui lui, il contatto è iniziato prima che si prendesse, prima che si ristabilissero i nostri contatti con Cutelli. Dopo che si sono ristabiliti i nostri contatti con Cutelli, Cutelli è stato informato dei contatti avviati e io successivamente mi sono incontrato nei pressi di Piazza Bologna con Avignano, al quale presentai la lista del materiale che ci interessava, e successivamente mi sono incontrato ulteriormente con Avignano per dire che in quel momento noi non eravamo in grado di procedere all'acquisto e quindi di soprassedere alla trattativa. Quindi io con Avignano ho avuto 3 incontri, l'incontro a Monteporzio Catone, noi eravamo 4 armati tutti. Io ero armato di una Browning HP. Ecco, desidero sapere, si parlò di 200 milioni? No, di 100, di un acquisto iniziale di un centinaio di milioni. Avignano diceva che loro non trattavano merce per valori inferiori ai 200-250 milioni. Noi, siccome noi non ci interessava un quantitativo di questo genere, dicevamo che noi ci interessava un acquisto iniziale, dopo il quale avremmo eventualmente deciso un ulteriore acquisto, per una cifra di 70-100 milioni. E ce l'avevate allora 70-100? No, in quel momento non ce l'avevamo. E come dovevate? Li dovevamo reperire attraverso azioni di autofinanziamento in qualche modo. Attraverso qualche rapina. Certo. Senta, se io dovessi definire questo gruppo che va a chiedere le armi ad Avignano, con quale Avignano, con quale sigla lo dovrei definire? Ordine Nuovo. Ordine Nuovo. Sì. E questo ordine nuovo, ecco, come era organizzato in quel periodo? Allora, in quel periodo di fatto il nostro gruppo rappresentava soltanto la parte di Ordine Nuovo che si riconosceva nelle posizioni di Concutelli. La corte mica le conosce queste posizioni. Ecco, sì. Devo fare un discorso abbastanza più ampio. Facciamo, è un processo. Allora, nell'estate del 1976, fra i responsabili politici ormai all'estero del movimento, sia fra Clemente Graziani, Elio Massagrande e le altre persone e su altre posizioni Paolo Signorelli, che pure era in Italia, e Concutelli come responsabile di quello che era stato definito il settore militare di Ordine Nuovo, si era arrivati a una sorta di rottura, ossia a una definizione di ruoli e di rapporti, in base al quale Concutelli aveva sostanzialmente esautorato tutto il gruppo dirigente di Ordine Nuovo all'estero di ogni responsabilità.
dicendo che si trattava di persone che si dedicavano sostanzialmente a una sorta di turismo politico, ossia ossia si erano stabiliti all'estero, qui cercavano di vivere con i soldi che venivano mandati dall'Italia. Infatti fu la principale fonte, il principale assorbimento dei soldi provenienti dalla rapina al Ministero del Lavoro avvenuta nel luglio del 1976 era stata questa qui, ossia i soldi erano stati mandati lì per l'acquisto di armi, per stabilire un fondo che potesse essere utile per la latitanza o per le iniziative da prendere in Italia. Sostanzialmente queste armi non erano state acquistate all'estero, dato che si era detto che alcuni contatti che erano in corso, su cui non so nulla di preciso, perché erano contatti che dovevano essere gestiti dall'estero, e non erano arrivati a nulla, e quindi il materiale non era stato acquistato. Allo stesso tempo, alla fine nel mese di dicembre del 1976, con Cutelli, nel momento in cui riprese contatto con noi, era praticamente quasi senza soldi, era rimasto con un paio di milioni, non di più, che lui aveva custodito in una cinta a doppio, con delle tasche interne che lui portava sempre con sé. E oltre a questi soldi, a disposizione c'erano il residuo di quelli che mi erano stati dati nel luglio 76, ossia circa 5 milioni inizialmente, a cui andarono sottratte l'acquisto di un paio di pistole e poi l'affitto per alcuni mesi di un appartamento preso all'Aquila, e poi quelli utilizzati in parte per l'acquisto dell'hashish. Ora, questi soldi qua erano quelli a disposizione in quel momento del movimento. Concutelli diceva che le persone che si trovavano all'estero erano diventate un peso per il movimento senza che producessero alcunché, né sul piano politico né sul piano operativo. Conseguentemente, nelle intenzioni di Concutelli c'era quella di dar vita ai GAO, ossia ai gruppi d'azione ordinovista, che dovevano essere una sorta di struttura autonoma che si riconosceva nelle direttive di Concutelli e che doveva compiere azioni di propaganda armata in Italia. Ossia, non si parlava ancora allora di lotta armata, in quanto si riteneva che la lotta armata vera e propria necessitasse di una serie di strutture e di le collegamenti anche con il contesto politico, che in quel momento non c'erano. Di conseguenza, l'unica cosa che si poteva fare era quella di mettere in atto la prima fase della lotta armata, ossia fare delle azioni propedeutiche che servivano ad attivare, a rendere palese alla pubblica opinione l'esistenza di un gruppo che si batteva con l'utilizzazione di armi contro i poteri dello Stato. Quindi, a partire dal mese di settembre del 1976, il gruppo che opera in Italia opera alle dirette dipendenze di Concutelli, senza ricevere nessuna direttiva dall'estero, ossia dai responsabili storici del Movimento Politico Ordine Nuovo, e neanche da Paolo Signorelli, con il quale c'era stata una rottura proprio subito dopo la rapina al Ministero del Lavoro. E prima? Prima c'erano dei rapporti, Signorelli faceva parte del gruppo dirigente di Ordine Nuovo. Lei ha partecipato a questa rapina? Alla rapina io ho concorso a prendere l'autovettura che è servita per compiere la rapina. Quindi ha preso con T6 questa autovettura? Con T6 e con Saverio Sparapani. Con Sparapani. Era vero questo discorso che T6 non era in condizione per un braccio? T6 era dolorante alla schiena perché ha litigato con un ragazzo a Tivoli, ha ricevuto una sassata alla schiena, per cui non si poteva piegare, portava un bustino. Il progetto di rapinare questo, diciamo, questa tesoreria che sappia io è di Concutelli, però non ho partecipato alle cose preparatorie. Ma che cosa gli dissero allora? Bisognava rapinare questa macchina, perché bisognava rubare questa macchina per... Serviva per una cosa di autofinanziamento. Ma nessuno le specificò in che cosa consisteva questa operazione di autofinanziamento, oppure glielo dissero? In questo momento non ricordo se mi è stato Come specificato. Come mai non fu utilizzato lei? Ma io soltanto subito prima di questo episodio ero entrato in contatto con Concutelli. Quindi io sono entrato in contatto con Concutelli intorno al 15-16 di luglio del 1976. Quello che desidero sapere io è questo. Nella rapina a questo ministero
La posizione di Signorelli qual era? Ha partecipato a questa rapina o non ha partecipato? Ha partecipato al progetto o non ha partecipato? Ossia, da come ne parlava Signorelli dell'azione di autofinanziamento, che è stata la prima persona che mi ha parlato che doveva essere compiuta una grossa azione di autofinanziamento, lui ne parlava in questi termini. È chiaro che io a distanza di tanti anni non decido. Sì, circa una quindicina di giorni prima della rapina, una decina di giorni prima. Il discorso che fece che Signorelli mi disse che serviva prendere un'altra autovettura, perché già in precedenza era stata presa l'autovettura che era stata utilizzata per l'omicidio del dottor Occorsio, e questa autovettura serviva per un'azione di autofinanziamento. Cioè, io all'epoca ero entrato a far parte di questo, diciamo, chiamiamolo del settore militare di Ordine Nuovo, insomma, se si può chiamare così, insomma, che è una definizione, diciamo, più che altro posteriore della cosa. E quindi non so dire esattamente quale fossero stati le persone che hanno concorso al piano di realizzazione della rapina, tutto quanto. Ricordo che il giorno della rapina si fece la sera una cena nel ristorante Nannino La Camilluccia. E lì ci fu un contrasto piuttosto acceso fra Concutelli e Signorelli, proprio perché Concutelli, insomma, fece capire chiaramente a Signorelli che era tempo che si tirasse da parte, dato che sotto la sua gestione il movimento non aveva compiuto alcunché, non era riuscito a concretizzare nulla, e quindi tutti i vari discorsi e progetti che erano stati fatti si erano potuti realizzare soltanto grazie al suo impegno diretto. E su questa rapina che cosa si disse? Su questa rapina era stata compiuta la mattina. Che cosa si disse su questa rapina? Che cosa si disse alla sera? Concutelli raccontò alcuni particolari della rapina stessa. Raccontò il fatto che erano state, che all'ingresso dentro una di queste stanze avevano chiesto alle persone di sedersi per terra, e c'era uno che si era mostrato estremamente pronto nel collaborare a questa cosa, dicendo: ah, io già so come mi devo comportare perché mi hanno già preso prigioniero un'altra volta. Insomma, ecco, mi raccontò questi particolari spiccioli su come era avvenuto il fatto. Non è che si parlò di chi l'avesse organizzato. Signorelli disse che c'era lui alla rapina? A me non risulta affatto che ci sia stato. Io ti sto domandando, Signorelli, in occasione di quella cena, disse che lui era presente, in qualche modo partecipato alla rapina, aveva assistito passando con una macchina, come dice qualcuno? Signorelli ha raccontato mesi dopo, ossia non in quell'occasione, diversi mesi dopo, parlò del fatto che lui era andato dietro con la macchina a quelli che avevano fatto la rapina. Però era un discorso che io personalmente l'ho presi come una vanteria del Signorelli, dato che in quell'occasione non fece alcun discorso di questo tipo. Non fece alcun discorso di questo tipo? Nessuno. Quando Signorelli le disse di procurare la macchina, lei ha detto 15 giorni prima. Una decina di giorni prima. Come che vi siete ridotti poi alla notte precedente o al giorno prima? Perché inizialmente la macchina provarono a rubarla diverse volte, poi siccome non riuscivano a farlo, la sera provammo ad andarla a prendere a volo fuori la farmacia notturna che si trova a Piazza Risorgimento. Stiamo lì ad aspettare diverso tempo. Con me c'era anche, quando siamo andati per questa macchina, c'era anche Mario Rossi, dimenticato prima nell'elenco delle persone che avevamo andato. E dato che là non si riusciva a vedere niente, alla fine seguimmo un'autovettura che si era fermata prima davanti alla farmacia notturna per aspettare il momento in cui questo qui avesse parcheggiato per rapinare l'autovettura. Questo qui lo seguimmo da Piazza Risorgimento all'inizio di Via Nomentana. A questo punto, siccome questo qui entrò dentro un garage, un garage pubblico, che è subito dopo la discesa del viadotto dove è la ferrovia, subito dopo la batteria Nomentana, e stavamo lì nella zona, allora andammo nelle strade laterali dove, con l'ausilio di una chiave a pappagallo, Tisei e Saverio Sparapani scesero dall'autovettura e si avvicinarono lungo una di queste strade laterali, lungo, credo che fosse una traversa di Via delle Valli, e in una di queste traverse rapinarono questa Sinca 1003 di colore verde. Questa è la cosa. Saverio Sparapani entrò dentro materialmente all'autovettura, mentre Tisei, che non si poteva chinare sotto il cruscotto per effettuare i contatti, rimaneva all'esterno dandogli le istruzioni su come operare, dato che Saverio Sparapani in pratica non aveva mai rubate, ossia erano stati già insieme con Tisei altre volte, però
Era più pratico il T6 di come doveva essere svolta l'operazione. E a chi l'avete consegnato questa macchina? L'autovettura. Quando fu consegnata? In relazione alla data della rapina? Allora, l'autovettura quando è stata presa quella sera è stata poi parcheggiata nella zona. Allora. Nella zona vicino alla Salaria, vicino alla via Salaria, è stata parcheggiata lì. Poi il giorno successivo non so da chi sia stata presa. Cioè il giorno prima è stata rapinata. Questa qui credo che sia stata rapinata il giorno prima o due giorni prima, insomma, una roba del genere. È stata rubata. Come insomma. Mai fu presa una Simca 1003, una macchina? Perché era estremamente facile fare collegamenti. E quindi, visto che c'era l'impellenza di trovarla, si era trovata questa macchina sulla via e era stata presa questa qui perché senta, è molto facile. Questa cena da Nino alla Camelluccia, sì. Da chi fu pagata? Te lo ricordo. Che ricordi io? Da Concutelli. Concutelli pagò questa cena? Che ricordi io, sì. Fu una cena per festeggiare la rapina, come pare di capire secondo una certa ricostruzione, o no? Ossia, fu una cena che si doveva fare già la sera, indipendentemente dal fatto se la rapina si... Ossia, la rapina la mattina... poteva pure andare a monte per cause insomma estranee alla volontà di chi la doveva compiere. Comunque era stato fissato di vederci la sera a cena da qui da Nino la Camelluccia e quindi ci vedemmo lì. Quando effetti fu una cena di questo genere. Desidero sapere questo. Prego. Questa cena fu organizzata quando? Prima della rapina? Sicuramente prima, non le so dire quanti giorni prima, però io fui invitato ad andare a cena. Fu organizzata in funzione della rapina o no? C'era un collegamento tra questa cena e la rapina, le sto domandando. Il collegamento fra la cena e la rapina? Non... Sì, non ricordo se è stato detto ci vediamo poi la sera a cena dopo la rapina, però insomma non è che ci fosse un legame diretto. Quante persone su per giù c'erano a questa? Una decina. Una decina di persone. Sì. Le ricorda di queste persone? Sì. Ce le può indicare, sì. Può dire sì, c'ero io, T6, Saverio T6, Sparapani, Sandro Sparapani, Claudia Papa, Concutelli, Francesco Rovella, Leone Di Bella, Mario Rossi, Gianfranco Ferro, non ricordo se Signorelli c'era. Ah sì, Paolo Signorelli. C'era qualche medico? No, che ricordi io non c'era nessun medico. Non c'era nessun medico? No. C'era per caso il professor Guida? No, assolutamente. La persona che conosco molto bene me lo sarei ricordato. Sì, se lo escludo completamente. In questa cena sì. Si parlò della rapina. Lei dice che Concutelli sì, sì, parlò della rapina. Sì. Signorelli, che cosa disse di questa rapina? Ossia non è che dette particolari circa lo svolgimento o roba del genere, insomma, anche perché, come ho detto, ci fu un contrasto piuttosto acceso fra Concutelli e Signorelli e praticamente anche la Papa, che prese in qualche modo le difese di Signorelli nella discussione con Concutelli, fu trattata piuttosto male, ossia, quindi non ricordo esattamente che cosa si disse. Sicuramente non si fece una ricostruzione dei fatti da parte del Signorelli, cioè, Signorelli non ha fatto nessuna ricostruzione dei fatti. Torniamo un po' indietro, sì. O avanti per essere esatti nel tempo. E questo gruppo che lei dice era capeggiato dal Signorelli era un gruppo da Concutelli? No, da Concutelli voglio dire, era un gruppo che si prefiggeva di trasformarsi in GAO, lei dice. Sì. E questo gruppo intendeva praticare la propaganda armata, e lei ha detto quasi testualmente, e si trattava di dar conto al paese dell'esistenza di un gruppo che faceva questa propaganda. Sì. Lei si è mai posto il problema, allora, di dove si volesse arrivare? Qual era il fine? Il fine per quanto riguarda il nostro gruppo era quello di creare un vasto movimento che arrivasse al cambiamento totale delle istituzioni. Cioè, questo in qui. Che senso? Ossia, la creazione di uno Stato basato su principi completamente diversi da quelli operanti.
Cioè che si rifacesse alle idee del Movimento Politico Ordine Nuovo. Ora, la spiegazione di tutte queste idee richiederebbe un discorso molto ampio, insomma, volendo si può fare anche sinteticamente. Comunque, ce la faccio sinteticamente, devo cercare di capire. Sì, il Movimento Politico Ordine Nuovo credeva in una concezione dello Stato, che veniva definito Stato organico, all'interno del quale tutte le varie componenti avessero una rappresentanza di tipo verticale, ossia ciascuna categoria esistente all'interno del paese doveva trovare possibilità di espressione direttamente all'interno delle istituzioni rappresentative e non passare attraverso delle istituzioni che venivano definite come trasversali, e cioè i partiti politici che hanno una composizione che non risponde a quella di un'unica categoria di interessi, ma sono in qualche modo trasversali agli interessi del paese. Di conseguenza rappresentano un po' tutte le classi, un po' tutti i ceti, un po' tutte le categorie economiche. Il Movimento Politico Ordine Nuovo riteneva che questo sistema di rappresentanza fosse fuorviante, in quanto non rendesse possibile alcun tipo di rappresentanza reale delle esigenze del paese. A questo tipo di modello statuale veniva quindi contrapposto lo Stato di tipo organico. Organico perché veniva vista la società come un qualche cosa che doveva rispecchiare la stessa struttura dell'organismo umano, ossia dove le varie categorie rappresentavano delle funzioni analoghe a quelle presenti all'interno del corpo umano, e quindi tutte insieme potevano concorrere alla creazione di una società di tipo diverso, ossia di una società che in qualche modo fosse rispondente a quelle che sono le reali esigenze dell'uomo. So che è il discorso in termini ideologici generali. In termini pratici rispecchiava sotto diversi aspetti quella che era il modello di società corporativa che si era proposta anche durante il fascismo o nella società nazionalsocialista tedesca. Questo qui è la relazione, intendo sì. Conoscere io tra questo programma di massima finale, diciamo, questo scopo finale, e la propaganda armata qual è? Era il fatto che ad esempio Ordine Nuovo era stato posto fuori legge nel 1973. La relazione tra la propaganda armata e questo, perché si ricorreva alle armi? Appunto, perché il movimento era fuori legge. Benissimo, e per quale motivo? Insomma, che incidenza aveva questa propaganda armata per costruire questo tipo di Stato? Cioè, non essendo possibili l'utilizzazione di strumenti leciti, di strumenti legali della lotta politica, si ricorreva a degli strumenti extralegali e di conseguenza apertamente illegali che rendessero possibile una situazione di tipo rivoluzionario, ossia una disarticolazione di quelle che potevano essere delle strutture di potere, una azione di distruzione di quelle che erano le strutture dello Stato democratico esistente, dello Stato esistente. Cioè, si disarticolava lo Stato. Nell'opera di disarticolazione dello Stato si colpivano le strutture, le persone dello Stato. Diciamo, in quest'opera di disarticolazione dello Stato, prima domanda: il vostro intervento di propaganda armata, di attentati e via discorrendo, era un intervento reclamizzato o no? Rivendicato? Certo. Sempre? Cioè, il discorso che era stato fatto con Ordine Nuovo era questo, cioè che le azioni dovevano essere rivendicate. Anche le opere di autofinanziamento? Circa le azioni di autofinanziamento, per quanto riguarda quella al Ministero del Lavoro si era ritenuto di non farlo, però perché in quel momento si riteneva che le azioni di autofinanziamento non fossero gestibili sul piano politico. Ossia non fosse possibile presentare un'azione di rapina come un'azione rivoluzionaria, in quanto un contenuto di questo genere non sarebbe stato minimamente recepito. Invece si era pensato di compiere un'azione di rivendicazione nel caso di un'azione che poi non sarà mai portata a termine, ossia la rapina delle cassette di sicurezza di una banca di Viterbo. In questo caso qui sarebbe Concutelli era favorevole alla rivendicazione dell'azione, lasciando appunto delle scritte o un volantino di rivendicazione nel caveau della banca. Perché, qual era la differenza? Ecco, perché nel frattempo erano passati alcuni mesi e i contrasti con i dirigenti politici del Movimento Politico Ordine Nuovo, che erano contrari alla rivendicazione di queste azioni, si erano risolti con una rottura nei loro confronti e conseguentemente da quel momento in poi le azioni potevano essere rivendicate.
Comunque le azioni, per quanto riguardava le azioni di carattere politico-militare, Ordine Nuovo era favorevole alla rivendicazione diretta di questa azione. E attività, per esempio, che avessero a che fare con l'esplosione di ordigni, dovevano essere rivendicate o non dovevano essere rivendicate? Stiamo parlando del 1976, insomma, 77. In generale. Sì, no, perché cioè, il mio percorso politico passa poi attraverso altri tipi di situazioni. Nel momento in cui lei ha rapporti con Concutelli. Fermiamo. In quel momento le azioni dovevano essere tutte rivendicate. Tutte fatto rivendicate. Sta che ci fu un attentato compiuto da una certa Rita Moxedana ad un treno che partiva da Napoli, adesso non ricordo esattamente che treno fosse, e questa azione era stata rivendicata su un foglio di carta con una telefonata anonima a nome di Ordine Nuovo, e Concutelli si premurò di fare una smentita su carta intestata di questo attentato, proprio affermando la completa estraneità di Ordine Nuovo a questo tipo di strategia. Prendiamoci un minuto su questo punto di Ordine Nuovo. I contrasti tra Concutelli e Signorelli su Ordine Nuovo erano contrasti di natura personale o investivano la portata del progetto? C'era una questione di leadership o era qualche altra cosa di più profonda? Erano presenti ambedue gli elementi. Il discorso fondamentale era il problema della leadership all'interno del gruppo. Ossia, Concutelli riteneva di non poter rimanere sottoposto gerarchicamente ad una persona che a suo parere aveva dato prova completa di inefficienza nel movimento. Che significa? Qual era l'accusa? Ossia, l'accusa era questa, che di tutti i progetti che Signorelli aveva proposto o dei progetti che il movimento stesso si per era... Per esempio, quali erano questi progetti? Per esempio, era fallito il discorso di unificazione politica con Avanguardia Nazionale. Erano falliti tutti i discorsi di predisposizione di una struttura capace di procurare fonti di autofinanziamento al movimento, cosa che era iniziata nel 1975 sotto la direzione di Signorelli, e però tutte queste iniziative erano fallite completamente. Si era parlato a lungo di passare ad un attacco nei confronti delle strutture dello Stato, ma tutte queste cose qua non si erano mai realizzate. Concutelli affermava: dal momento in cui sono arrivato in Italia queste cose sono diventate possibili, conseguentemente la leadership precedente è sostanzialmente già destituita, ha dimostrato la sua completa inefficienza e conseguentemente va sostituita. Non può essere mantenuto un rapporto gerarchico nei confronti di persone che si dimostrano completamente incapaci di portare avanti un progetto politico-militare come quello di Ordine Nuovo. Senta, questo gruppo di Ordine Nuovo doveva fare i conti con altri gruppi che operavano sul terreno della lotta armata in Italia. O voler o volare, c'era un problema di rapporti, comunque di compresenza di questi gruppi sul territorio del nostro paese. E prima di tutto vediamo come si era posto il problema all'interno di Ordine Nuovo dei rapporti con questi gruppi, perché poi c'è questo giornale a quale lei collabora, che assume un atteggiamento specifico su questa materia. Secondo punto, al quale la pregherei di rispondere per primo: che organizzazione aveva questo gruppo di Ordine Nuovo? Allora, la struttura, ecco, si faccia capire. Chiedo scusa tanto un attimo, sempre relativamente all'epoca di Concutelli, ossia il periodo. Allora, in questo momento qui la struttura del gruppo era sostanzialmente formata da Concutelli, che assumeva un ruolo dirigente, e di tutti noi altri, persone che ho elencato prima, insomma, che partecipavamo al gruppo. Praticamente non esisteva una vera e propria struttura articolata, dato che le persone erano piuttosto poche. Sulla carta esistevano delle ripartizioni politiche, ossia sulla carta esisteva il fatto che Graziano Gubbini, per esempio, doveva essere un responsabile di carattere politico del gruppo, che alcune persone, come per esempio Sandro Sparapani, dovevano assumere un ruolo dirigente nella zona romana. Di fatto però questa struttura non esisteva, in quanto esisteva un gruppo che si raccoglieva intorno a Concutelli, dato che eravamo in tutto una dozzina di persone, non eravamo più di una dozzina di persone. Tari, I contatti effettivi del gruppo nell'epoca di Concutelli erano quelli che esistevano su Roma. Il resto del movimento politico Ordine Nuovo era sostanzialmente disperso, non esisteva un qualche cosa che fosse in grado di raccogliere o di raccordare una parte con l'altra sul territorio nazionale.
Esisteva una funzione di collegamento, di persona addetta ai collegamenti fra l'Italia e ancora i collegamenti che esistevano sull'estero, sul piano della solidarietà umana più che altro, svolto da Marco Castori, che faceva il viaggio di andata e ritorno fra l'Italia e la Spagna e la Francia, dove si incontrava con i vecchi dirigenti storici del movimento. Però erano ripartizioni dovute più alla possibilità di movimento del Marco Castori che non al fatto che lui fosse incaricato specificamente di questo tipo di compiti. Vediamo l'altro, il secondo punto. Ecco, all'epoca sempre di questo tipo di situazione, il discorso nei confronti degli altri gruppi che svolgevano lotta armata, e qui se parliamo dei gruppi della sinistra, insomma, esisteva un discorso di semplicemente di disinteresse, cioè bisognava muoversi su una strada nostra e indipendente. Fatto sta che anche nella fraseologia delle poche cose che sono state preparate nel corso del periodo di gestione di Concutelli del gruppo, parlo quindi ad esempio del volantino che ho parlato prima per smentire l'attentato al treno compiuto dalla Moxedana, il riferimento al marxismo non era fatto più in termini di antimarxismo, ma era fatto in termini di rinuncia a una impostazione che veniva considerata utopica. Se ricordo esattamente, uno degli slogan finali del volantino diceva proprio contro l'utopia marxista. Quindi non si parlava del discorso non si parlava più di anticomunismo, ad esempio, come motore centrale di quello che era il discorso del gruppo. Questo qui è quello che, per quanto riguarda il discorso sviluppatosi in questo periodo, si può concludere qui circa la posizione nei confronti dei movimenti della lotta armata, perché questo qui è un gruppo che ha avuto vita per 5 mesi, 6 mesi. Quello che interessa sapere, ecco, poi per quanto riguarda il discorso del giornale è una cosa ancora diversa. Quello che la Corte desidera che lei chiarisca è questo punto: questo gruppo si costituisce non in funzione anti BR per esempio, anti altre formazioni armate, ma persegue una propria strada, sì, disinteressandosi, lei dice, cioè, con Cutelli, della presenza in termini verbali di diceva questo con Cutelli, cioè, proprio in termini, non è mai esistito un programma politico che riguardava la strategia nei confronti dei gruppi della sinistra. Riguardo il discorso di analisi, quello che poteva avvenire, con Cutelli diceva: se noi ci dimostreremo efficienti e dimostreremo che i nostri obiettivi vengono perseguiti in maniera più coerente, più valida, questi gruppi verranno svuotati dalla nostra azione. Se diceva questo, cioè, quindi non è mai posto un problema, come dire, di stabilire una dialettica o un'azione comune. In questo periodo sto parlando. Quello che avviene poi nel periodo successivo è una storia diversa, perché Ordine Nuovo di fatto non esisteva più. Andiamo un poco più indietro. Lei di un incontro che si è tenuto fra appartenenti a Ordine Nuovo e appartenenti a Avanguardia Nazionale in una villa situata nei pressi di Albano Laziale. Qui l'ho conosciuto così, la prima volta, insomma, è stato soltanto uno scambio di qualche parola e nulla di più. Questa riunione che cosa era? Era finalizzata a sancire una unificazione fra il gruppo di Ordine Nuovo, fra il movimento politico Ordine Nuovo e il movimento politico Avanguardia Nazionale. Ci fu questa unificazione? L'unificazione e in quella sede fu stabilita. Di fatto durò pochissimo, in quanto dopo un paio di mesi già esistevano delle polemiche roventi fra gli appartenenti a Ordine Nuovo e quelli all'Avanguardia Nazionale. Di conseguenza non ci fu mai una piena fiducia da parte dei dirigenti, sia in sede locale che in sede nazionale, fra i dirigenti di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo. Di fatto quindi le organizzazioni rimasero separate, tranne alcuni piccoli interscambi di qualche informazione a carattere locale, la partecipazione di militanti ordinovisti ad alcune iniziative politiche di Avanguardia Nazionale e basta. Insomma, quindi rimase tutto piuttosto circoscritto. Poi quando lo rivide con Cutelli? Poi con Cutelli l'ho rincontrato intorno alla metà del mese di luglio del 76, ossia subito dopo l'omicidio Occorsi. Dopo lo incontro. Ci siamo incontrati l'appuntamento era stato fissato nei pressi dell'Accademia di Francia. È stato fissato da Signorelli e da Claudio Papa. E ci incontrammo qui, c'era anche Claudio Papa all'inizio dell'incontro. Io mi incontrai con Cutelli e con Gianfranco Ferro, che conobbi in questa occasione. E l'incontro aveva come scopo quello di mettere a punto quello che era il piano per compiere la rapina
a Villa Pacifici, che fu compiuta poi il 23 luglio del 1976. Lei partecipò a questa rapina? Sì, partecipò direttamente. Sospendiamo 10 minuti, ci prendiamo un caffè.